sacca a pelo, materassino gonfiabile, cavo e altri accessori, bombola gas, pentolino. Questa è solo una parte di quello che ci dobbiamo portare. La cosa difficile di andare in campeggio con la moto, con lo scooter, è quello di portarsi meno roba possibile perché non hai spazio e quindi non ti puoi portare il superfluo. Sei pronto? Eh sì, non manca molto, vai. Oggi è domenica, è mattina, perché praticamente noi dovevamo partire di venerdì. Poi, siccome c'è stato un compleanno a cui non potevamo mancare, allora abbiamo spostato la partenza e abbiamo deciso di partire oggi, di domenica mattina. E ieri sera abbiamo fatto tardi. Sono le 8, Achille è in ritardo, non è ancora arrivato. Dobbiamo caricare, come si dice, le moto, lo scooter. Prima di partire, controllare pressioni ruote e olio motore. Vai! Abbiamo di che? Questa! Titi! Yeah! Guarda quanto è carico! Mi raccomando, non fate come noi! Non vi portate tutta questa roba, che poi alla fine ci siamo portati niente! Guarda qua! Andiamo, va! Dai, sono le 9! Yeah! Bolsena! Che figata! Ci sono dei pesci rossi immensi! Quanto è grossa! Con l'occasione vediamo quanti chilometri faccio con un pieno. Ancora mezzo serbatoio? E sono a 141 chilometri, tantissimi. Forse il WD-40 ha dato una bella pulita. Poi diamo una bella pulita pure al motore di Achille. Vedi come siamo pratici? Questo motore è pulitissimo, questo motore! E voilà, montata. Ci abbiamo messo un'ora. La tenda più difficile mai montata in vita mia. Andiamo, ti porto a fare una bella cosa. Buonanotte. Buongiorno. Questa notte è piovuto 10 secondi. Ho sentito che pioveva. Mi sono alzato e scatto. Ho tolto i panni che avevamo steso. Tutto di corsa. Poi subito dopo ho smesso, 10 secondi di pioggia ho fatto. Adesso lo sapevi, lasciavo lì. Senti questo uccello. Alla salute! Ah, scotta! Ci mancano i biscottini. Yeah. Eccolo, ci abbiamo pure i galli. Allora, l'avventura comincia da adesso. Ora vi portiamo sul Montamiata.
Però prima dobbiamo andare a fare la spesa. Il Monte Amiata è quello lì. Vai, andiamo a fare la spesa. Siamo al Conad. Ci darai i miei biscotti? I miei biscotti. Vetta Montamiata. Ci siamo quasi. Ci sono una marea di antenne. Guarda che antenne. Antenne. D'altronde, se vogliamo la tecnologia, la croce segna la cima del Monte Amiata. È immensa. Dai, siamo quasi arrivati in vetta. Ci troviamo a 1700 metri di altezza. Abbiamo fatto 1000 metri per venire qua su. Questa è la Madonnina degli Scout. Arrivati! È un posto bellissimo. Giù fa caldo e qua fa freddo. Con questo apposta del motorino in città, sai che figata! Abbiamo trovato anche il mercurio nativo sulla 11, la 22, qualche poca roba, ma l'abbiamo trovato. E allora quando sono venuto io erano 3 stalle. Ci troviamo alla miniera di Abadia, dove estraevano il mercurio. Tra poco andremo sotto. Come mangiamo questi giorni? Mangiamo così, ecco, siamo organizzati così. Un doppio tagliere, salsiccetta locale. Mamma mia, guarda questa. Qui si mangia veramente bene. 100 che pepe. Martedì. Ma perché è nero? Questo è quando vai in campeggio e quello che ti ritrovi. Un casino. Fare campeggio significa stare a contatto con la natura, che è bellissimo. Ma che è? Ma cos'è questo? Ma quanto è grosso? Ma come ha fatto entrare? Ah, no! No, ripieni! No! È meglio non smuovere perché esce di tutto. Andiamo?
siamo al castello di Arcidosso, il paesino che abbiamo vicino, ed è bellissimo, bello. Ok, ora vi insegnerò a accendere un fuoco. Che schifo! Acceso, acceso! Scappa! Che fatica la vita. Yeah, guarda che casino. Oggi è mercoledì. Oggi smontiamo e partiamo, torniamo. C'ho un sonno. Salute. Cotta. Vai, si smonta. Ciao. Certo, se continuiamo così non ci arriviamo più a casa. Non ci arriviamo più.